fatta. Allora, Zordan Logistica, è partito il papà, si chiamava Zordan e Cisas. Il papà era venditore per una multinazionale svizzera e allo stesso tempo anche faceva un po' da magazzino. A un certo punto le cose erano cambiate, la multinazionale chiese al papà di fare dello stoccaggio per una determinata area veneta e lui partì con questa attività che era veramente nuova all'epoca. Fino agli anni 80 successe che la multinazionale svizzera chiuse tutti i magazzini in Italia e noi eravamo anche monomandatari. Quindi ci fu un momento di veramente di difficoltà. Nel 2009 abbiamo deciso poi, abbiamo creato Zordan Logistica, deciso di aumentare il parco mezzi e fornire il servizio di trasporto di qualsiasi tipologia di prodotti. Noi abbiamo richiesti proprio quando c'è il problema, quando c'è il fuori misura, oppure ti chiedono lo scarico in determinato modo, in determinati orari, rispetto degli orari. Quindi quando ci sono dei servizi accessori al trasporto, ecco, noi siamo ben visti nel mercato.